Ciao ragazzi, allora in questa bellissima giornata di sole che abbiamo qua oggi nella provincia di Milano, ho deciso di inserire un nuovo tutorial di acrobatica. Allora, prima di cominciare volevo ringraziare tutte le persone, tutti gli amici iscritti al canale che scrivono, commentano, che mi mandano email per chiedermi, per farmi delle domande. Li ringrazio davvero tantissimo. Allora, oggi vediamo il tutorial della ruota. Cos'è la ruota? La ruota è un rovesciamento di 360 gradi in appoggio per punti successivi sui quattro arti. Con partenza e arrivo in piedi. Il rovesciamento è sull'asse sagittale, quindi sull'asse che passa dall'alto verso il basso per il centro del corpo. Allora, prima di vedere come si fa, per chi non dovesse conoscere la ruota, vediamo la tecnica, che cos'è e come si fa. Partenza in posizione retta, affondo della gamba destra avanti con posa delle mani al suolo ruotate di 90 gradi. Inseriamo la spinta delle spalle, gli arti inferiori sono in linea, abbiamo lo slancio e la spinta degli arti inferiori, il passaggio per la verticale con gambe di varicate tese, il capo è tra le braccia e lo sguardo è alle mani. Abbiamo una rotazione dei 90 gradi del bacino e posa al suolo dell'arto slanciato. Le spalle spingono verso l'alto, abbiamo l'appoggio del secondo arto con arrivo al suolo, la gamba avanti è semipiegata, la gamba dietro è tesa. Allora, adesso vediamo degli esercizi per imparare a fare la ruota, dal più semplice al più difficile. Allora, chi dovesse già saper fare la ruota magari può mandare avanti il video, però se lo guarda è meglio. Allora, dato che la ruota è un rovesciamento per appoggi successivi degli arti, questo primo esercizio serve per appoggiare successivamente i quattro arti al suolo. Allora, in questo secondo esercizio, a differenza del primo, l'arrivo è in posizione retta. Quindi, quando noi appoggiamo la prima gamba, abbiamo appoggiato mano destra, mano sinistra, gamba sinistra, la gamba destra è ancora tesa e sta scendendo, mentre la gamba destra scende, inseriamo la spinta delle spalle in modo tale che facciamo rialzare il busto come una bilancia. Quando la gamba scende, il busto sale e arriviamo in posizione retta. Allora, questo è il secondo esercizio. In questo terzo esercizio ripetiamo il secondo esercizio ma in movimento. Allora vedrete che ho disegnato sui tappetini un quadrato o un rombo con delle corde e quindi ripetiamo il secondo esercizio in movimento senza uscire dai bordi. Questo esercizio del quadrato e del rombo che avete appena visto è un esercizio molto divertente che può essere fatto sia con i bambini che con gli adulti. Magari con i bambini si può organizzare una specie di gioco che chi esce dal bordo perde un punto, è eliminato, eccetera, eccetera. Quando si impara a farlo con un quadrato bello grande si possono stringere i bordi, quindi stringere il quadrato o il rombo fino a farlo diventare una linea retta. E quindi fare la ruota sulla corda o sulla linea. Il prossimo esercizio è la ruota fatta in discesa, quindi abbiamo la facilità dell'essere in discesa. Per trovare una discesa, per chi non ha la fortuna o la sfortuna di andare in una palestra, può andare in un parco, magari in una collinetta di pendenze molto basse, e provare a fare la ruota. Quando imparate a fare la ruota in discesa, provate a fare una ruota su un piano normale. La ruota è la stessa che c'era nel video iniziale durante la tecnica, ve l'ho fatta vedere da tre angolazioni diverse, così magari si riesce a vedere meglio.
Questo è l'ultimo esercizio. Abbiamo la ruota in salita, quindi incontriamo una difficoltà maggiore, dobbiamo inserire una spinta maggiore e uno slancio maggiore degli arti inferiori e quindi dobbiamo avere una velocità di esecuzione maggiore della ruota stessa. In tutti questi esercizi che avete visto, la partenza era da fermi, quindi quando si impara a fare la ruota da fermi, perché bisogna imparare da fermi, allora si può iniziare ad inserire una camminata e poi successivamente una rincorsa comprensalto che vedremo magari nei prossimi tutorial. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!